Buongiorno e benvenuti nella mia cucina. Quest'oggi pochi ingredienti che praticamente abbiamo tutti in casa, forse le olive, non so, però vi posso assicurare che si fa questa delizia con pochi ingredienti. Ma intanto voi iscrivetevi al nostro canale, mettete un bel like a questa ricetta e per favore condividetela con i vostri amici. Grazie. Allora, farò la focaccia ad alta idratazione, la mia focaccia, la famosa focaccia. Che è andata virale anche su Facebook con le olive del gruppo Caro, ma non le solite olive. Guardate che olive, ragazzi! Ecco, questo è il mio dito, Guardate quante sono grandi. sono enormi. Olive, Ragazzi, io vi scusa, metto, sì, vai, parla. Io dicevo olive da tavola, verdi condite. vi metto in info box tutte le informazioni per ricevere a casa queste olive e tantissime altre, e anche l'olio a prezzi veramente concorrenziali. E qualità eccellente, vi posso assicurare. Allora, subito subito andiamo ad iniziare. 600 grammi di farina Nuvola Caputo. Io adesso non ce l'ho qua sul tavolo, però vi posso assicurare che è Nuvola Caputo. Altrimenti, che altra farina possono usare? Possono usare una zero qualsiasi. Poi 400 ml di acqua. 8 grammi circa di lievito fresco. Io in realtà ne ho messi 2 grammi in meno perché ho visto che tanto funziona nello stesso modo, anzi, bisogna fare un pochino più di pieghe, però almeno c'è meno lievito. Poi 2 cucchiaini di sale fino, un cucchiaino di zucchero, un cucchiaino di miele e un cucchiaio di olio, sempre del gruppo Caro, anche questo. Olive a piacere. E poi dopo quando lo andiamo a condire, ognuno mette le olive ovviamente denocciolate, mi raccomando, perché insomma. Iniziamo subito. Io vado a sciogliere il lievito nell'acqua calda, calda, tiepida, insomma, non deve essere bollente, mi raccomando, insieme allo zucchero e al miele. Ecco qua. In questo modo. E vado a sciogliere il tutto. Ci vediamo tra un attimo. Sciolto il tutto, vado ad aggiungerlo alla farina mescolando prima con un cucchiaio e poi con le mani. Non appena raggiunto questa consistenza, andiamo a mettere l'olio e impastiamo con le mani. A questo punto mettiamo il sale e impastiamo fino a che non diventa molto molto morbida. Ok, a questo punto mani bagnate e andiamo a fare le famose pieghe. Dobbiamo farne parecchie come prima volta perché l'impasto deve incordare per bene. Quindi, come sentite che appiccica un pochino, ribagnatevi le mani, tenete una ciotolina con l'acqua calda vicino a voi, ok? Lo impastiamo bene bene facciamo almeno una ventina di giri. Ok, poi lo facciamo riposare coperto con pellicola per mezz'ora e facciamo almeno 3 pieghe per farla venire bella bollosa. Una volta fatte tutte le pieghe, lo copriamo con pellicola e lo facciamo lievitare almeno 4-5 ore. Mi sa che è lievitato un po', appena appena. Allora, adesso che facciamo? Ungiamo una teglia con un bel po' d'olio e mettiamo l'impasto così. Guardate che bello. Ha pure i fili. Eh sì, meno male. Sì. Eccolo qua. Ora facciamo riposare un pochino, poi mi vado a ungere le dita. E vado a fare il massaggino classico. Ecco qua, ungo le mani e inizio a bucherellare l'impasto cercando di farlo arrivare, ma tanto poi ci arriva da solo, a tutti gli angoletti. Se per caso vi si appiccicano le manine, rimettete altro olio e continuate a bucherellare. Scusate, una volta che avete fatto tutti i buchetti, che cosa fate? Prendete e la fate, scusate, c'è un po' di tosse, e la fate riposare una mezz'oretta,
che così rilievita, perché poi ci dobbiamo mettere le olive e il sale. Ora che sei rilassata, andiamo a ungerci le mani di nuovo e a rifare i buchetti. Poi mettete un bel po' di olio sulla superficie, come ho già fatto io, qualche chicco di sale grosso, perché il sale grosso è la morte sua, e andiamo a mettere le olive. Le infiliamo proprio nell'impasto. Le faccio tutte e ci vediamo tra un attimo. Eccola qui, allora, 200 gradi per circa 25 minuti, statico. Guardate che bella, ragazzi. Eh sì, è pronta, è pronta. Adesso È quasi un dispiacere tagliarla. scotta, ma io la voglio tagliare perché ve la voglio far vedere dentro. Ah, aia. M'hanno detto non si taglia quando è bollente. Sì, lo so, ho capito, ma come si fa a tagliare Ma la bollente? pizza calda. La pizza calda, focaccia ancora meglio. Ih, quanto scotta! Aia! Scusate, ma scotta tanto! Guardate che bella! È croccante e soffice. Ragazzi, è una bellezza. Guardate che meraviglia. Provate a farla. È in Verrà. cuscinetto! E ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao a tutti! Ciao!